La sua vita è cambiata in un attimo, neanche il tempo di accorgersene. Pasquale Cassetta nel 2007 è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in un'azienda di Cerce Maggiore. Fu travolto da alcune pesantissime rotoballe e da allora è costretto su una sedia a rotelle. Lo ha intervistato per noi Ilaria Esposito. Io ho visto mio figlio, l'ho visto crescere, l'ho visto maturare, insomma, alla svelta. Alla svelta. 4 ottobre 2007, pomeriggio. Pasquale Cassetta ha 51 anni, sta lavorando nell'azienda agricola di cui è titolare a Cerce Maggiore. Le sue mani compiono gesti ormai quasi automatici, ma non basta. Praticamente si doveva scaricare un viaggio di rotoli di fieno. E non ci ho capito più niente, all'improvviso praticamente si sono trovati, mi hanno detto che erano caduti due o tre rotoli. E io non me ne sono accorto, insomma, sono ritrovato per terra, quando poi mi hanno raccolto, mi hanno chiamato il 118 e mi hanno portato all'ospedale a Campobasso. Al risveglio Pasquale non ha più l'uso delle gambe e è sottoposto ad alcune cure in un centro di riabilitazione. E inizialmente un abisso completo. Comunque sono riuscito a reagire benissimo. Mi fece la conversione della patente lì e addirittura ci stava un ragazzo che adesso gioca con noi, è stato con noi quest'anno a giocare a basket, che cambiava la macchina, no? E io ho comprato la sua macchina. E le prime uscite, mi ricordo il giorno, la prima uscita dal cancello del centro fu dura, eh. Fu dura perché ti dovevi concentrare a frenare con la leva con la mano, però aspettavi, e allora lì è stata dura al principio. E mi ricordo che andai, più di una volta me ne andavo dal centro al santuario di Loreto, che dista un pochino. E il giorno che sono uscito, lì dal centro, io ho guidato la macchina da Porta Patrasociana da fino davanti a casa mia, io. Ed è arrivato anche lo sport. Fui contattato da degli amici miei, perché si doveva formare, e questo è stato nel 2012, si doveva creare una squadra di basket, no? E non trovavano le persone che collaboravano. Degli amici così che si ricordarono mi hanno fatto chiamare dal servizio sociale dell'INAIL e lì ho intrapreso anche a giocare a basket. Lei ha un'azienda agricola, prima ci lavorava, adesso ci lavora suo figlio. Quali raccomandazioni gli fa? Io lo raccomando, sì, sempre, perché mi è rimasta una cosa addosso. Ho paura di tutto. Perché ti può succedere, cioè l'incidente sul lavoro succedono. Noi stiamo seduti qui, è difficile che ci può succedere una cosa, ma chi sta lavorando rischia minuto dopo minuto, secondo dopo secondo. Pasquale fa parte dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, che in Molise conta circa 3.100 iscritti. ANMIL supporta gli invalidi e le loro famiglie, portando avanti campagne di informazione e iniziative per il miglioramento della legislazione in materia di infortuni nei contesti lavorativi, oltre che per la difesa del sistema delle politiche sociali in favore di chi ha avuto incidenti sul lavoro. Ma la battaglia più difficile da vincere è quella quotidiana per il rispetto. Non vedo ostacoli. Non vedo ostacoli, gli ostacoli ci sono, perché la carrozzina è quella che è, gli ostacoli maggiori sono le barriere architettoniche. E la cosa proprio peggiore sono i posti nostri disabili, no? Che li troviamo sempre, tutti ne approfittano, sempre occupati. E lì ci vorrebbe un pochino di sensibilità da parte di chi dovrebbe sorvegliarli. E domani, nell'ambito della campagna lanciata dalla TGR sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, saremo in diretta in un'azienda zootecnica di Spinete per parlare degli incidenti in agricoltura. L'appuntamento è nel corso di Buongiorno Regione alle 7.30 e poi nel TG delle 14. Intanto venerdì alle 12.10 durante il giornale radio, a conclusione della settimana dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro della TGR, filo diretto con gli ascoltatori, in studio un'esperta in prevenzione che risponderà alle domande. Il numero da comporre, ecco, lo vedete, 0874 402 365.